Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantoni in questo nuovo video di Yo-Kai Watch. Oggi parliamo di Yo-Kai Watch 4. Hanno rilasciato un nuovo trailer e una data d'uscita, anche se comunque sia molto vaga, anche se comunque sia, hanno spinto molto su Yo-Kai Watch 4, penalizzando un po' Inazuma Eleven. Infatti l'uscita è stata rimandata ipoteticamente a maggio, ma non ne sono sicuri neanche loro alla Level 5. Ad ogni modo, vediamo il trailer e cerchiamo insomma di capire che cosa è stato fatto. Vediamo un po' il battle system più che altro. Ok, la grafica è un pochino sporca ancora, un po' squadrettata, però è in cel shading, quindi non mi aspetto miracoli. Ok, Nathan che si incontra con la figlia, sì. Dovrebbe esserci anche Shin come personaggio giocabile. Che non so poi comunque sia se sono tre storie diverse. Ok, beh, sì, è bello comunque sia, è una bella grafica. Nonostante sia in cel shading. Lo spirito di un cane, probabilmente riferito a Koma-san. Ok, quelle forme shadow. Combattimento. Bellissimo. Annebbio che lancia i shuriken. Trisalamandra forma shadow. Ok. Bello. Gli tira fuori l'occhio. E poi lo colpisce. Probabilmente una nuova tattica di combattimento. Ah, facciamo danni anche se non ha l'occhio di fuori. Molto importante sta cosa, molto importante. Abbiamo tre storie allora. Abbiamo Nathan, Natsume e Shin, che è del film Forever Friends. Molti yokai nuovi, che compariranno appunto solo qui. Diamo un attimo uno sguardo meglio a quello che abbiamo visto. Dunque, abbiamo, come ho detto, la grafica in cel shading. Potevano farla meno poligonale, dato che Nintendo Switch può spingere un pochino di più. Possono spingere un pochino di più la console, ma forse hanno paura di osare? Perché non penso che volessero fare una cosa del genere. Per carità, anche su console potenti come Xbox e PlayStation 4 si vedono a volte un po' i poligoni un po' troppo appuntiti, però bene o male sono rotondi i bordi. Qui potevano farlo. Se non l'hanno fatto, vuol dire che Nintendo Switch o davvero ha dei limiti tecnici improponibili, cosa che non è, oppure è un lavoro pigro. Mi piace molto Jibanyan, mi piacciono i riflessi di luce e ombre, molto carini. Mi piace il fatto che abbiano sia l'Elder che l'Hogar Watch, quindi vuol dire che insomma già la storia, vuol dire che possiamo progredire un bel po' nella storia. Tipo nell'anime stanno molto avanti, ho visto. Se questo poi è il logo che troviamo quando facciamo partire l'avventura, beh, allora ok, ci sto dentro alla grande. Probabilmente poi verrà trasformato appunto durante, dopo il caricamento, in questo. Il paesaggio è bellissimo, certo, è Val d'Oro, non è che sia qualcosa di nuovo, però comunque se poi vediamo gli yokai che sembra siano nell'overworld, tipo Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. Proprio ora sono proprio davvero implementati nell'overworld. E penso che comunque sia, nonostante possiamo forse all'inizio giocare solo con Nathan, poi man mano sblocchiamo gli altri personaggi. Poi abbiamo questo cane, che non ho idea di chi possa essere, però a quanto pare guida Nathan al santuario del Monte Selvoscura, quindi probabilmente mi verrebbe da pensare che è Koma-san. Vediamo, comunque sia, c'è transizione in battaglia, però questa qui non credo sia un'immagine che troveremo in gioco. È stata fatta giusto per far capire al giocatore, insomma, che affronterà Yokai dalla forma Shadow. Se poi invece la ritroviamo nel gioco vero e proprio, oh, va benissimo. Che poi comunque sia, a parte, ok, il design rinnovato di Nathan è come quello di Inazuma Eleven, che hanno rivisitato tutti quanti i personaggi, li hanno fatti più alti, più slanciati, come è normale che sia, perché le prime volte hanno fatto personaggi schiacciatissimi, piccolissimi.
Ora l'hanno ridisegnato un po' tutti quanti. Ora sembra che lui abbia davvero 11 anni e non 7 o 8 come negli artwork ufficiali per il primo Yo-Kai Watch. Però la cosa più interessante è appunto il Battle System, e possiamo vedere, come abbiamo visto anche nell'altra volta nel video della presentazione al Tokyo Game Show, che il personaggio può sparare allo Yo-Kai nemico per fargli perdere un po' di punti salute o eventualmente, appunto, cambiando qui, vedete, no? C'è attacco pesante e cura. Poi vediamo comunque sia anche che lo yokai nemico può attaccare il personaggio che sta giocando. Non attacca solo lo yokai, attacca anche te. Tipo, vediamo Annebbio che tira gli shuriken, che lancia gli shuriken contro Nathan per fargli danno. E infatti vediamo che anche noi abbiamo la barra del danno, della salute. Quindi è una cosa ancora più strategica sta diventando Yo-Kai Watch. Certo, secondo me, se fosse rimasto, attenzione, parliamoci chiaro, se fosse rimasto il Battle System come sul 3DS, tipo Yo-Kai Watch 1 e 2, no, non è fattibile quella cosa. Il 3 ha portato una ventata, seppur leggera, di innovazione. Yo-Kai Watch 4 invece è un battle system, insomma, abbastanza dinamico. È carina l'idea, è carino il concept, tipo Blasters, appunto. Mi piace molto, però se il fatto che dobbiamo stare attenti noi come personaggio ci rende difficile poi controllare gli yokai, è la cosa qui già molto diversa. Penso però comunque sia che l'Energy Max, queste cose così, si carica man mano che lo yokai attacca. Tu scegli lo yokai e lui fa l'energy max senza che tu stai lì con lo stilo a girare o in questo caso a fare combinazioni di tasti e cose varie. Quindi sarà molto dinamico, molto più interessante. E poi addirittura con lo yokai watch caviamo l'occhio Trisalamandra e l'occhio inizia a correre per il campo di gioco e noi dobbiamo colpirlo. E poi la cosa bella è Shibanyan, che comunque sia può fare danno anche se Trisalamandra non ha l'occhio di fuori. Infatti con Furia Zampettante lo fa fuori. E mi sembra anche che ci sia un sistema di punteggio. No, tensione, 269%. La tensione. Non penso però che diventerà tanto più strategico Yo-Kai Watch. Col 3 davvero abbiamo toccato un picco di strategicità che comunque sia poi... puoi sempre fregare l'avversario alla fine. Il computer è stupido e quando tu carichi l'Energy Max si sposta nella zona più lontana possibile dove il tuo attacco non arriva. Però tu hai gli altri due yokai pronti e quindi puoi attaccarlo con gli altri due. Contro una persona vera è lì che diventa difficile, perché c'è il mind game lì. Tu non sai se il tuo avversario ti vuole baitare e quindi farti cambiare posizione per poi attaccarti con un altro yokai. Lì è davvero interessante, ma qui come funziona? Non può esserci un incontro PvP, perché è ovvio che tu attacchi il nemico, attacchi la persona, non attacchi gli yokai. Quindi alla fine, insomma, è sempre un po'. Rimane sempre un po' una fregatura giocare online. E secondo me la vera cosa interessante di Yo-Kai Watch, il competitivo non esiste in Yo-Kai Watch, non può esistere in questa maniera. La vera cosa interessante è appunto la storia che Yo-Kai Watch sa arricchire molto meglio di quanto non facciano altri giochi RPG di questo stampo. Attenzione, poi ci sembra anche che ci sia un quarto mondo yokai, non solo tre. No, attenzione! Data di rilascio prevista primavera 2019. Ehi, mi prendi in giro? Allora, tra marzo e maggio ci siamo allora. Io comunque sia lo porto in giapponese, lo porto il gioco, ci mancherebbe altro. Comunque sia, sono davvero davvero contento e davvero eccitato di questa uscita. Primavera? Speriamo allora. Ad ogni modo, Cucci, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Ovviamente domani torna Yo-Kai Watch 3, nuove avventure. Io come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!